In questo video ho per voi ben 7 gadget tech per i vostri dispositivi, subito dopo la sigla. Bentornati qui sul canale, lo sapete, sono sempre contento quando qui in studio arrivano prodotti gadget da testare, in particolar modo mi piace poi proporveli qualora questi soddisfino un po' quelli che sono i miei requisiti. In particolare, come vi dicevo, ne ho ben 7, alcuni dedicati alla ricarica, altri no, ma diversi di loro sono molto particolari e probabilmente non li avrete neanche mai visti. Comunque sia, qui sotto in descrizione trovate i link per poterli acquistare, ma li trovate ovviamente postati anche sul mio canale Telegram di offerte e di codici sconto, dove appunto troverete offerte, codici sconto, errori di prezzo, minimi storici, di tutto e di più segnalato per voi. Partite sempre dalla descrizione o cercate Jutech su Telegram. Comunque, detto questo, non dilunghiamoci e andiamo a vedere questi gadget. Il primo del quale voglio parlarvi è marchiato Amegat. È un brand che non conoscevo, mi hanno contattato e sono felice di questo perché ho avuto modo di scoprirlo e di vedere soprattutto che realizzano prodotti fatti davvero molto molto bene, non solo di design ma anche nei materiali, insomma sono quei prodotti di un certo valore. Questo che mi hanno inviato può sembrare a prima vista una basetta wireless di ricarica ed effettivamente è così. È una basetta MagSafe ma ha la particolarità di poter essere portata sempre con sé, sostanzialmente magnetica, si mantiene sempre agganciata al nostro iPhone oppure a tutti quanti gli smartphone dotati di anello magnetico e chiaramente di ricarica wireless, è sempre lì con noi, così da poter sfruttare una ricarica wireless in qualsiasi momento, chiaramente con il vantaggio di non danneggiare la presa del cellulare, ma di non danneggiare neanche la batteria nel corso del tempo con una ricarica sempre veloce. Comunque è una base costruita interamente in metallo, da un lato addirittura è fatta di vetro temperato proprio per non andare a danneggiare il nostro smartphone, dotata di una porta USB di tipo C, ecco, lei supporta ben 15 watt di potenza. Ovviamente tecnologia GaN e con certificazione QI di tipo 2, quindi una basetta molto particolare, una basetta che faciliterà la ricarica dei nostri smartphone in qualsiasi momento. E il secondo gadget tech di oggi, beh, lo metto in accoppiata con il terzo perché fondamentalmente fanno la stessa cosa ma hanno un design completamente diverso. Entrambi sono dedicati alla ricarica dei nostri Apple Watch. Il primo di questi è marchiato Veger, avete già visto un power bank che faceva sia da power bank sia da ricarica per Apple Watch qui sul canale. Ragazzi, questi dispositivi come quell'altro non mi sono stati inviati dall'azienda, li ho acquistati io, quindi ho avuto modo anche di testarli per bene, o meglio di sceglierli per bene. Ecco, questo è un mini power bank da 1200 mAh che permette di ricaricare un Apple Watch, vale a dire che voi potrete tranquillamente appoggiarci l'Apple Watch sopra, premere il tastino ed ecco che entrerà in ricarica. Tra l'altro molto interessante nella forma ma soprattutto nel colore che ho scelto, questo giallo davvero luminoso, molto molto bello. Ecco, è dotato di una cinghietta che permette di agganciarlo a un mazzo di chiavi, di agganciarlo a un pantalone, ma questa cinghietta in realtà è un cavo USB di tipo C. Attenzione, è un cavo USB di tipo C che non permette di fruire del caricatore come se fosse un power bank per smartphone, voglio dire che serve soltanto per poter ricaricare il power bank da tenere quindi sempre a disposizione per i nostri Apple Watch. Il terzo gadget in accoppiata con questo è un altro caricatore sempre per Apple Watch. Non mi dilungo perché ha le stesse funzioni del precedente, entrambi comunque si hanno una potenza di 2.5 watt. La logica è la stessa, questo guardandolo è più un portachiavi, non ha cinghiette che diventano cavi, però ha una forma super particolare, beh, ha la forma proprio di un Apple Watch. Infatti se lo andiamo ad osservare è possibile proprio
proprio poggiarci l'Apple Watch sopra, lateralmente a una rotellina che si può premere, che non è nient'altro il tasto che avvia e disattiva poi la ricarica, e unitamente a questa anche una porta USB di tipo C per poterlo ricaricare. Ripeto, anche lui è un power bank. Insomma, due dispositivi questi in accoppiata dalle forme particolari, ma che comunque raggiungono lo scopo e, perché no, sono adatti anche per un everyday carry. E il quarto gadget tech del quale voglio parlarvi è un vero e proprio power bank, un power bank MagSafe marchiato Banks, 6000 mAh di potenza, costruito davvero molto molto bene. Si sente proprio al tatto la qualità di questo prodotto. Beh, lui non arriva comunque ai 15 watt di potenza. Comunque sia, gli smartphone, gli iPhone in particolare, si ricaricano davvero in maniera piuttosto veloce. È fatto molto bene, come vi dicevo, tra l'altro ha la particolarità di avere anche un piedistallo posteriore che ci permette poi di poggiare il powerbank con lo smartphone su, sia in maniera verticale sia in maniera orizzontale, per sfruttare soprattutto sugli ultimi modelli la possibilità di vedere l'orologio proprio sul nostro dispositivo. Chiaramente dotato di porta USB di tipo C in ingresso e in entrata, che permette dunque di ricaricare il powerbank stesso, ma allo stesso tempo tramite cavo di ricaricare altri dispositivi. Sempre link qui sotto in descrizione. E passiamo al quinto gadget tech della serata. Beh ragazzi, questo l'ho ambito guardandolo su YouTube, l'ho mandato subito a chiedere a Ugreen che lo ha fabbricato e me lo sono voluto portare a casa. In realtà ce l'ho da diverso tempo, ho avuto modo di provarlo. Beh, non è nient'altro che il loro caricatore Nexo di RG, vale a dire quello fatto a forma di robottino, che sicuramente sui social, sicuramente su YouTube avrete visto in lungo e in largo. Mi piace davvero tantissimo, prima di tutto per la forma molto molto particolare, secondo perché è costruito chiaramente con la solita attenzione da parte di Ugreen, con tecnologia GaN, ma soprattutto supporta ben 65 watt di potenza. Inoltre è dotato di ben 3 porte, una di tipo A e due di tipo C per la ricarica di più dispositivi. Con 65 watt comunque riuscite a ricaricarci anche un MacBook o un laptop, certamente non tutti, non alla massima velocità in certi casi, ma comunque sia un caricatore così piccolo può fare davvero tanto. E ovviamente, lo sapete, la particolarità di questo caricatore sta nel suo piccolo display, che una volta collegato alla corrente produrrà delle faccine in base al dispositivo, se è già carico, se non è carico, e quindi sullo stato. Molto molto particolare e molto bello, perché no, anche per un regalo. E passiamo al sesto gadget tech della giornata. Questo è marchiato Asus e sto parlando del ROG Strix Aerion, vale a dire è un case per SSD di tipo NVMe M2 per intenderci, ed è un case che supporta fino a 10 gigabit al secondo di velocità, quindi molto molto veloce. Poi tutto dipende anche dall'hard disk che conterrà, dalla qualità eccetera, ma è molto particolare prima di tutto perché è costruito interamente in metallo. Praticamente è una fortezza ambulante, nel senso che il nostro SSD anche dopo una caduta difficilmente si romperà, proprio perché è super protetto. Inoltre ha un design molto particolare, molto bello, dotato anche di LED, quelli che Asus chiama Aura Sync, perché in base alla velocità di trasferimento dati, in base ai pacchetti che sono trasferiti, beh, produrrà dei colori, saranno intermittenti, cambieranno, insomma un case per hard disk molto bello anche da tenere, e soprattutto un hard disk che vi consentirà di viaggiare a velocità davvero elevate con il trasferimento dei vostri dati. E arriviamo finalmente all'ultimo gadget tech della serata. Beh, questo mi piace davvero tantissimo. È uno speaker Bluetooth portatile marchiato Tribit ed è la nuova versione dell'X-Sound Plus, questa è la 2. Pensate, è un altoparlante che può produrre ben 30 watt di potenza, ha due tweeter per intenderci, ognuno da 15 watt, ed ha diverse tecnologie implementate, quella in particolare X-Bass, che va ad accentuare particolarmente i bassi, ma poi vedremo più in pratica altre di queste. È una cassa Bluetooth
Bluetooth IPX7, quindi assolutamente impermeabile, ed è dotata di tecnologia Bluetooth 5.3 per un suono fluidissimo, privo di latenza qualora la utilizzaste per riprodurre non solo musica ma un video. È fatta davvero in maniera molto particolare, materiali solidissimi. Nella parte anteriore abbiamo il vero e proprio speaker, nella parte superiore tutta quanta la console di comando. Partendo da sinistra verso destra, il tasto di accensione e spegnimento, il tasto di accoppiamento, il tasto meno per abbassare il volume, il tasto più per alzarlo e poi un tasto funzione particolare, così come il tasto dell'equalizzatore che andrà ad attivare particolari modalità, come vi ho detto, e infine abbiamo un tasto per l'accoppiamento con un altro speaker, sempre Tribit. Sostanzialmente potremo utilizzarne due come se fossero delle casse per il computer, oppure per aumentare ulteriormente la potenza quando ci trovassimo in ambienti particolari. Beh, l'estate è alle porte, oppure è arrivata in base a quando uscirà questo video, ma lo ritengo un prodotto davvero particolare da utilizzare, soprattutto sulla spiaggia. Inoltre è dotato anche di un'applicazione per la gestione di tutte quante le sue funzionalità. Potremo davvero settare tutto, l'equalizzazione, le modalità. In modo particolare potremo utilizzarla anche come player musicale, e lui, pensate, può essere associato anche fino a due dispositivi contemporaneamente, senza doverlo staccare da uno e poi riattaccare su un altro. Quindi uno speaker realizzato davvero molto molto bene da Tribit. Ma adesso vi lascio ad un piccolo play proprio per farvi ascoltare la sua qualità, chiaramente microfoni permettendo, ma giusto per darvi un'idea. Questo video è tutto, ci salutiamo. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se questi prodotti vi piacciono. Mi raccomando, se così fosse, un like, l'iscrizione al canale per me sono davvero la forma migliore di supporto. Abbonatevi, seguitemi sul mio profilo Instagram per tanti aggiornamenti, e per il resto ci vediamo a un prossimo. Ciao!